Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un video molto carino, semplice e soprattutto da riprodurre. Come si possono sfocare le targhe delle macchine quando noi mettiamo l'immagine di una macchina, per esempio in internet, quando la pubblichiamo in un social? Allora, noi utilizziamo Opera Browser perché ha all'interno una piccola applicazione che ci consente di fare dei semplici fotoritocchi. Doppio clicchiamo Opera Browser, si può installare sia in Linux, in Windows, sia nei computer Apple e si può utilizzare anche all'interno degli smartphone. Poi prendiamo il file in questione, noi abbiamo questo file autocontarga.jpg. Clicchiamo il tasto sinistro del mouse, lo manteniamo premuto e lo trasciniamo dentro la finestra di Opera Browser. Vedete che in pratica Opera Browser si trasforma in un lettore di immagini. Noi abbiamo questa immagine, la dobbiamo pubblicare in un social per qualche motivo, ma dobbiamo per forza di cose sfocare la targa. Come si fa? In Opera Browser, in alto a destra, vedete c'è l'immagine della macchina fotografica. Se noi indugiamo un attimo, compare la scritta Snapshot. Questa è l'applicazione. Clicchiamo. Adesso al posto del mouse abbiamo questa piccola croce, questa crocettina. Clicchiamo e manteniamo premuto il tasto sinistro del mouse e inquadriamo l'area della nostra finestra che vogliamo fotoritoccare. Lasciamo il tasto del mouse e clicchiamo il tasto cattura. Vedete che dopo aver cliccato il tasto cattura si apre letteralmente un'applicazione che è diversa da Opera Browser, è l'applicazione Snapshot. Mettiamolo a tutto schermo. Questa applicazione ci fa fare tantissime cose, ci fa introdurre oggetti quali per esempio le frecce, possiamo scrivere, possiamo mettere addirittura la nostra immagine selfie proveniente dalla telecamera e possiamo ridurlo, ingrandirlo, scrivere del testo e come vedete qua introdurre dei meme. In questo caso noi clicchiamo il tasto della gocciolina perché vedete ci dice sfuoca, clicchiamo, per esempio ci presenta nuovamente questa croce, clicchiamo il tasto sinistro del mouse, lo manteniamo premuto ed ecco che abbiamo sfocato in pochissimi attimi praticamente la targa della macchina. Quindi nel programma Snapshot di Opera Browser, che corrisponde a quella piccola macchina fotografica in alto a destra, c'è questa funzione sfuoca, è sufficiente cliccare il tasto del mouse, mantenerlo premuto e inquadrare la targa e viene sfocata. Poi facciamo salva immagine e notiamo subito che lui ce lo salva il programma come PNG. La nostra immagine era un JPG e il programma ce lo salva come PNG. Diciamo, chiamiamolo questo file auto senza targa, no? Quello di origine, il sorgente era auto con targa, questo ritoccato è auto senza targa. E lo salviamo nella scrivania e facciamo salva. Possiamo chiudere adesso questi applicativi, possiamo chiudere tutti e due, e vediamo che adesso noi abbiamo due file, vedete? Uno, quello sorgente, era JPG. Questo qua, fotoritoccato da Opera Browser Snapshot, è PNG. Se noi doppioclicchiamo quello originale, vedete che vediamo il file è con la targa ben visibile e leggibile. Se noi clicchiamo quello salvato e fotoritoccato, vediamo che noi adesso vedete che la targa non è più a tutti gli effetti leggibile. Quindi come si fa? Semplicemente se noi installiamo nel nostro computer Opera Browser e dopo praticamente è sufficiente trascinare il file che vogliamo fotoritoccare all'interno, dopo noi abbiamo questa macchina fotografica, la clicchiamo, con il mouse indichiamo l'immagine, facciamo cattura. E dopo con la gocciolina in un attimo, cliccando il tasto sinistro e mantenendolo premuto, praticamente noi sfocchiamo la targa, facciamo salva immagine ed ecco che praticamente viene salvato all'interno del nostro computer. Bene, il video di oggi finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, speriamo sia stato di vostra utilità. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.